Giappone, si sa, è un posto pieno di cose bellissime, nerd e bizzarre. Ma sul web spesso si trovano informazioni prese un po' a caso, basate sul sentito dire. Ecco perché nasce questo video su 25 curiosità giapponesi che sono veramente vere, perché raccontate da chi in Giappone ci vive. E se questo video raggiunge i 1000 pollicioni all'insù, arriverà anche la seconda parte. Ready? Go! Al posto della firma, i giapponesi usano un timbro personalizzato. Spesso alcuni bambini, anche delle elementari, prendono il treno o la metro per andare a scuola da soli. I bambini hanno sulla cartella un bottone che possono premere, il quale emette un rumore fortissimo in caso venissero attaccati, cosa che non capita praticamente mai in Giappone. In tutto il Giappone ci sono spesso dei segnali gialli con la scritta Miteruzu, ovvero ti sto osservando, per indicare delle zone sorvegliate o di proprietà privata con degli occhi molto inquietanti. Se avete bisogno di andare in bagno, il Giappone è pieno di posti dove potete usarlo gratuitamente. Tutte le stazioni e quasi tutti i combini lo hanno. Se siete invitati ai matrimoni, si regalano soldi con regole ben precise. Se volete sapere quali sono, guardatevi il video dedicato. Ci si toglie le scarpe non solo prima di entrare in casa, ma anche prima di entrare in alcuni studi dentistici, ospedali e scuole. Molti supermercati, ristoranti, negozi, dentisti ed ospedali non accettano carte di credito. Se andate dal parrucchiere, quando vi lavano la testa vi metteranno un asciugamano sulla faccia per rilassarvi. In più, molto spesso, prima di iniziare a tagliarvi i capelli, vi faranno un massaggio a spalle, testa e collo. I giapponesi fanno rumore mentre mangiano il ramen, perché questo va mangiato caldo e risucchiando l'aria dalla bocca ad ogni boccone incandescente, questa li raffredda. Non si può parlare in treno e vicino ai posti riservati a persone anziane, incinta o con handicap, bisogna spegnere i cellulari. Alcuni giapponesi adorano Yaeba, che sarebbe il canino sporgente. È un trend che si può vedere soprattutto su ragazze giovani, tant'è che alcuni giapponesi si fanno mettere apposta una placchetta per dare quell'effetto, chiamate Tsukeyaba. La maggior parte delle donne giapponesi non si vogliono abbronzare, quindi vedrete spesso in estate molte donne girare con guanti e ombrelli neri, nonostante la calura soffocante. Diversamente da quanto molti pensano, il Giappone non ha il tasso di suicidi più alto al mondo, ma è infatti molto simile a quello di molte nazioni europee. Non bisogna mai passarsi il cibo da una bacchetta all'altra, è considerato un vero tabù a tavola. Se volete scoprirne di più, informatevi col video dettagliato. La maggior parte dei giapponesi non si soffierebbe mai il naso in pubblico. Andare a bere coi colleghi o il capo è molto frequente in Giappone e la maggior parte dei giapponesi non rifiuterebbe mai un invito. A San Valentino le ragazze regalano del cioccolato ai ragazzi. Nel giorno del White Day, esattamente un mese dopo San Valentino, saranno invece i ragazzi a comprare del cioccolato alle ragazze, spesso bianco. Natale si festeggia col proprio partner e non con la famiglia. Le geishe non sono prostitute. La maggior parte dei giapponesi festeggia il Capodanno con la famiglia, un po' come noi il Natale. Nei ristoranti ti servono l'acqua gratis o il tè. Nelle scuole pubbliche in Giappone la pulizia della classe è affidata agli studenti che fanno le pulizie a turno. In alcune scuole pubbliche gli studenti servono insieme agli insegnanti il pranzo o la merenda.